Buonasera, siamo in diretta dal Caravaggio Sportivo Village. Il salto di Springfield contro Mucchio Selvaggio 6-0. Qui siamo col portiere Davide Trezza. Buonasera. Bellissima prestazione, portiere battuto e segna addirittura un gol. Cosa c'è di meglio? Ma c'è di meglio la vittoria del torneo, sicuramente, perché noi giochiamo sempre per la squadra. E niente, abbiamo visto una partita molto equilibrata all'inizio, poi per fortuna sono riuscito io a sbloccare il risultato. Io penso che noi abbiamo giocato molto più di squadra, gli avversari erano nervosi, non riuscivano a fare tre passaggi consecutivi e niente, poi abbiamo dilagato per fortuna e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sì, infatti la favorita in questo match era più Mucchio Selvaggio che il risultato. Sì, i pronostici dicevano altro, siamo riusciti a ribaltarli. Siamo contenti così, continuiamo sempre su questa strada sperando di andare il più avanti possibile. Ora serve molta concentrazione per il ritorno? Serve concentrazione per il ritorno perché qua si sa benissimo, quando vinci 6-0 poi rischi anche un calo di concentrazione, ma comunque penso che i ragazzi lo sanno bene questo e rimarranno concentrati. Serve molto concentrato in campo, soprattutto capitano Ricco che tiene abbastanza avanti. Sì. Per sei gol da campo. Cioè le quattro squadre più forti dei due gironi, conosci qualche squadra che ti può intimorire, qualche squadra che hai già affrontato? Ma io penso che incontrare. Penso che, come ho detto anche l'altra volta, noi siamo. Ti ricordo che il quarto di finale, cioè la semifinale sarà tra la vincente tra Brazzers e Atletico Oreste, con cui avete perso. Io come ho detto l'altra volta quando abbiamo perso con Atletico Oreste, credo che noi non dobbiamo avere paura di nessuno, ma dobbiamo avere paura di tutti, perché siamo una squadra che a volte scende in campo concentrata e riusciamo a portare a casa il risultato, altre volte scendiamo in campo e ne prendiamo 7, cioè quanti ne abbiamo fatti quasi oggi, così. Quindi insomma penso che dobbiamo avere paura di tutti e di nessuno, ti rispondo così. Sempre un piacere avere la nostra autorità di Trezza. Grazie. Ti saluto dal Caravaggio e tutto. Saluto come sempre pure a Zunghe. Quarto di finale di andata tra Old Glory e Aspre Muta con il risultato di 8-6, qui con noi c'è Buona Volontà e Baruffo, autori di una buona prestazione. Allora, partiamo a questo punto da Baruffo, c'è tanta... diciamo che c'è molta delusione perché incazzato Old Cup, diciamo per lo scontro diretto. Io non c'ero per questa, ma per Non so parlare. Squadra, alla fine... C'era stato detto che eravamo passati, ma non siamo più passati, non si è capito quello che è successo. Calcio scommesse! quindi siamo qua e lottiamo per vincere questo cucchiaio di legno! Questa Silver Cup comunque è cominciata bene con una vittoria, anche se sicuramente diciamo è stata sofferta. Siamo partiti male, diciamo le condizioni psicofisiche non erano delle migliori per dirla così, poi piano piano ci siamo ripresi e siamo riusciti a vincere. Incazzato proprio. Ovviamente una vittoria importante, due gol non sono tanti, quindi non c'è ancora nulla di scritto. No, assolutamente no, anche perché come già è capitato, diciamo, meglio vedere partita per partita. Comunque una buona vittoria di carattere da parte delle Glorie e speriamo bene con la prossima partita. Diciamo dall'altro lato Ramba ha battuto 9-4 Etna Boys. Poi diciamo io incazzato, sono arrabbiatissimo. Quindi diciamo 8-6, un risultato in bilico, però sicuramente il secondo tempo avete dimostrato che siete superiori tecnicamente. No, sicuramente la squadra ha dimostrato il campo, manca anche Izzo, il nostro comunque Funambo, la squadra è stato fatto fuori, probabilmente anzi in diretta se è stato fatto fuori. Però vabbè, no, ci siamo, la prossima partita, questa Sciupo è comunque il nostro amico, c'è grande rivalità. Va bene, allora io vi ringrazio di questa, da Caravaggio è tutto. È appena terminata la partita tra Fuori Corso e Corso Online con il risultato di 5-4, qui con noi c'è il protagonista della partita Casalta, autore di una tripletta. Allora, è arrivata una vittoria, però diciamo, visti i due gol presi nel finale, può essere visto anche... Andiamo male per il ritorno, però ci può stare, anche perché comunque si era un po' incattivita la partita, però siamo soddisfatti del risultato. Diciamo, comunque importante era partire in vantaggio, arrivare in vantaggio e quindi vincere la partita. Adesso aspettiamo il ritorno, sperando che comunque questo gol di svantaggio non ci crea problemi. Allora, la discussione del portiere è abbastanza giusta. Immeritato. Io credo abbastanza giusta perché comunque il fallo di mano c'è netto fuori area, quindi, insomma. Però diciamo nel complesso forse
c'è stato un po' di nervosismo anche da parte degli avversari che comunque ci mettevano in loro, dai. Comunque in generale, diciamo, a parte questo nervosismo, è stata una partita comunque combattuta, diciamo, si sapeva che era abbastanza equilibrata. Sì, anche si, ho saputo che mancano ritorno. Due giocatori forti a loro, quindi esatto. Dobbiamo stare attenti e attrezzarci anche noi per il ritorno, sperando che possa capitano entrare. Simeone. Capitano Simeone, legamenti rotti, abbiamo perso ormai, quindi capitano voleva entrare alla fine. Voleva rientrare con jeans, ma non è proprio attesa, dai. Va bene, allora ti ringrazio dell'intervista e da Caravaggio è tutto. Sporting Village, siamo qui con Vittorio Natale, portiere del FC Banda, primo quarto di finale d'andata contro Regno delle Due Sicilie. Una partita che è iniziata in discesa e finita in discesa, ricordiamo che loro erano in 4 e voi in 5, quindi com'è andata questa partita? Quindi eravamo arrivati molto carichi per giocare questo quarto di finale, poi loro eravano in 4, quindi siamo un poco seduti sugli allori, però vabbè, alla fine 5 gol di scarto, hanno bene. Come hai detto tu, un primo tempo scoppiettante, non li avete proprio fatti giocare, parziale a 0 gol per loro. Secondo tempo invece che finisce 3-3. Sono calati i miei giocatori nostri e quindi ognuno voleva segnare, un po' egoisti, e abbiamo subito un paio di contropiedi. Devo dire la verità, bravi avversari che hanno retto fisicamente in 3, cioè in 4, non era facile, bravi il loro portiere, sono stati bravi. Questi 5 gol di scarto danno vita facile per il ritorno, o avete timore di rimanere lontano? No, dobbiamo stare concentratissimi, cioè è ancora da giocare, dobbiamo pensare così, lo so che sono 5 gol, però dobbiamo forse questo quarto di finale così semplice vi può far calare la concentrazione, in semifinale c'è il pericolo, dobbiamo motivarci perché vogliamo vincere il torneo. Per finire, dulcis in fundo, c'è stata un'esplosione eccellente. Dopo una partita dove ha siglato un poker di reti, Mastro, nonché tuo cugino, ricordiamolo, è stato escluso dalla partita. Voglio dire qualcosa? Cioè, avrà i suoi spazi nelle prossime partite? Sì, avrà i suoi spazi, poi parte comunque la rosa, doveva venire in campo. E non è stata una scelta mia. Una scelta di squadra. Secondo me lui da buon giocatore che fa parte di questa rosa deve accettare le scelte e deve continuare a sostenere la maglia. Noi speriamo di rivedere Mastro in campo che possa fare altri gol. Per il momento è tutto, salutiamo Vittorio Natale. Dedico la vittoria a Mastro. La vittoria è dedicata a Mastro, ci vediamo alla prossima. Si è appena concluso il quarto di finale di andata tra i lucidi e i 5 bianchi, un risultato di 4 pari, qui con noi c'è Enrico, autore della doppietta. Allora Enrico, una partita abbastanza combattuta, prima voi avanti, poi loro, insomma, comunque diciamo ancora tutto aperto del ritorno. Sì, decisamente, loro sono molto cattivi agonisticamente. Noi abbiamo fatto alcune leggerezze, per esempio sul gol del pareggio loro, poi sono andati in vantaggio, però fortunatamente l'abbiamo pareggiato. Diciamo il tuo gol è stato bello, quello del 4 pari, di testa, ovviamente al ritorno ancora tutto aperto, però ovviamente serviva anche un po' più di cattiveria agonistica, visto che gli avversari ci hanno messo molto di più rispetto a noi, dobbiamo migliorare in questo. Forse servirà un po' di esperienza, insomma, ovviamente manca a questa squadra, essendo ancora molto giovani tutti quanti. Sì, rispetto a loro penso siano più grandi, non lo so, non li conosco però. Vabbè, comunque diciamo un buon pareggio, visto che alla fine 4-3 ovviamente l'importante era almeno pareggiare i punti. Al ritorno qualcosa di meglio andrà fatta sicuramente in difesa. Sì, dobbiamo stare più equilibrati sicuramente. Va bene, allora io ti ringrazio l'intervista e da Caravaggio è tutto. Buonasera Caravaggio, siamo qui con Obstap Tebli, diciamo non proprio protagonista della partita tra Atletico Oreste e Braz, sfida 5-4 nel finale. Diciamo più che altro è stato curioso il caso che tu sei uscito e i tuoi compagni hanno fatto una rimonta finale pazzesca. Esatto, io sono all'elemento debole, quindi appena esco. 4-2 e 5-4 è stata una bella rimonta che vi consente al ritorno nei quarti di avere buone chance. Siamo partiti un po' male, siamo andati in svantaggio più volte, abbiamo sprecato tante occasioni, quindi diciamo alla fine siamo stati anche fortunati, un po' un autogol e la rete all'ultimo, un retropassaggio sbagliato. Sì. Di Alaia che ha fatto una partita diciamo molto di sacrificio, ha sbagliato parecchie però occasioni, poi, però si è mosso bene e alla fine è stato premiato. Sì. Bene, diciamo che per il ritorno ci sono buone speranze, avete giocato bene tutta la partita, che è mancato appunto un po' di presenza sotto porta. Puntiamo una finale, quindi arriveremo diciamo, carichi. Aspettiamo prima di vedere il ritorno, poi si vede in semifinale e la finale magari, ok? Sì, infatti, guardiamo partita per partita. Dai. In bocca al lupo per il ritorno. Al Caravaggio è tutto. Ciao
Caravaggio vince 7-4 il quarto di andata di Gold Cup tra Paris Saint-Germain e DRC Power. Complimenti a Francesco Bruno, uno dei protagonisti, come al solito uno dei migliori in campo di questa sera. Insomma, direi che prima di tutto il migliore in campo è Boccanera, non solo per le parate ma anche per la sua fase offensiva. È stato autore di un gol e di un assist, vittoria meritata da parte del Paris Saint-Germain, che ipoteca forse probabile la probabile semifinale in vista del ritorno. Tre gol di scarto sono comunque abbastanza. Tre gol di scarto a calcetto non sono niente, è tutto ancora in gioco. Cioè, mi hai smentito praticamente. Sì, noi non diamo nulla per certo, perché sappiamo che gli avversari sono degli avversari validi che possono metterci in difficoltà, e quindi non ha ancora detto niente. Forse l'unica pecca è un po' Cioffi, che non riesce a trovare una posizione in mezzo al campo e quindi gioca poco. Sì, ci vuole un sesto forse più innovativo. Noi già abbiamo la rosa, la nostra rosa titolare, diciamo, tra virgolette, i nostri sei sono questi. Andrea sta migliorando partita dopo partita, ma non mancheranno anche Mannato e Mattozzi. Un grande Lucarelli, molto nervoso, che però riesce insomma a trovare la rete e a mettersi a disposizione dei compagni. Insomma, il Paris Saint-Germain ha meritato, ripeto, questa vittoria. Come valuti la tua prestazione? Guarda, una buona prestazione, nervosismo un po' in campo, ma ci sta, d'altronde sono quarti di finale. Mi trovo ancora meglio adesso che ha ripreso la forma fisica il mio amico Zlatan Lucarelli. Adesso ci farà molti, speriamo, molti gol. Ma non penso. Ci rivediamo al ritorno con 7-4 per il Paris Saint-Germain dal canale. C'è tutto.